Conferma che ci sarà la diretta televisiva per quanto riguarda la festa, a partire più o meno dalle 21. Ci saranno dei collegamenti con maxi schermi sia nella città di Napoli e stiamo avendo, soprattutto il comune, la città metropolitana, molte richieste anche da parte dei sindaci. C'è un grosso interesse, cercheremo ovviamente di soddisfare laddove possibile perché, come voi capite, non c'è solo l'esigenza di far vedere la partita, ma connesse ci saranno tutti i servizi che dovremo ovviamente assicurare. Quindi è stato fatto un punto generale di situazione. Domani continueremo, ho sentito anche il presidente del Napoli che sta continuando a lavorare sul programma artistico, quindi ci prepariamo a questa ulteriore giornata di festa. Ieri, proprio a due passi da qui, sette colpi, due pistole tra la gente alle 8:30, una stesa, sparatoria all'impazzata. Che rispondiamo? Rispondo, la prima risposta è stata quella di oggi ai quartieri spagnoli, che è frutto di un lavoro intenso, anche quello di ieri. L'attività investigativa è partita subito, sono andato anch'io sul posto e, come in altre circostanze, c'è la massima attenzione. Allarme criminalità minorile. Ho parlato stamattina anche con il sindaco, sicuramente saremo sul posto a Sant'Anastasia per dare innanzitutto il contributo del comitato. Integreremo il lavoro che è stato fatto con la Procura dei Minori perché è il momento di dare delle risposte che sicuramente sono prevalentemente delle forze dell'ordine, ma il problema è più ampio. Nei prossimi 15 giorni ci sarà un'attività con la Procura, con l'Ufficio regionale scolastico. Come voi sapete è stato fatto un primo monitoraggio della dispersione scolastica e il tema ovviamente ci preoccupa e ne ho parlato anche col capo della Polizia e è allertato anche il gabinetto del Ministro. Vorremmo partire con dei progetti che non sono solo di sicurezza pubblica ma anche più ampi.